Siamo arrivati a Venezia dopo 3 giorni di viaggio da Roma, tutto elettrico. Ecco, possiamo a questo punto trarre un bilancio, tracciare una linea. Ma allora, viaggiare in elettrico già si può, bisogna organizzarsi perché naturalmente i punti di ricarica non sono così capillari come sono i distributori di benzina o di gasolio, però ci sono già circa 4.500-5.000 colonnine in Italia, ma ormai è un meccanismo che è partito e si prevede che si arriverà molto presto, in pochi anni, a 20.000, e poi teniamo conto che molti poi in realtà l'elettrico lo ricaricano a casa e quindi questi non sono punti che vengono censiti, ma sono fondamentali. Un proprietario di auto elettrica che volesse rifare il vostro viaggio può dirsi assolutamente tranquillo o rischia ancora qualche inconveniente? No, no, assolutamente. Lui può pianificare gli spostamenti sapendo dove va a caricare. L'Italia ormai è piena di persone che girano in elettrico e tra l'altro devo dire che molti magari turisti che vengono dal nord Europa poi scelgono per fermarsi proprio le strutture turistiche che hanno la ricarica, no? E quindi ne approfittano perché arrivano magari a quest'ora, tipo adesso verso le 7-8 di sera, vanno a cena, lasciano la macchina in carica e la ritrovano la mattina caricata. Bisogna un attimo impratichirsi perché è un mondo diverso rispetto appunto al mondo del petrolio, però è una cosa che si fa abbastanza rapidamente. Quello che consiglio io è di provare, una macchina elettrica va provata perché è una sensazione completamente diversa rispetto alle macchine tradizionali, una ripresa eccezionale, si gira nel silenzio più assoluto e senza rumore. Una delle opinioni più comuni è che l'elettrico soffra sui rilievi o a basse temperature. La tecnologia a questo punto può smentirci questo modo di Allora, pensare? è vero che l'elettrico in salita consuma più di una macchina corrispondente a benzina, però poi è vero anche che in discesa la macchina elettrica ricarica e quindi è l'unico veicolo che si ritrova poi ad avere all'interno più energia di quella che appunto aveva perché c'è questo meccanismo della rigenerazione e quindi non è che ci sia un aggravio di consumi. C'è il tema che in effetti le batterie in inverno, quando fa molto freddo, rendono un po' meno perché l'elettrico è una reazione chimica, di fatto la propulsione viene generata da una reazione chimica, però anche su questo si sta lavorando per condizionare le batterie in modo appunto che non risentano del freddo se non in maniera marginale. La prossima avventura. Prossima avventura? Beh, a me piacerebbe fare il Sud Italia perché il Sud Italia ha un grandissimo potenziale perché adesso, per esempio, il turismo sostenibile è un grandissimo business e quindi il Sud, che ha tutto per, tra l'altro, produrre energia da rinnovabili, avendo vento, acqua e sole, secondo me potrebbe veramente, soprattutto le isole, creare delle isole che sono indipendenti dal punto di vista autonomo e dal punto di vista energetico e in cui si possa circolare sfruttando semplicemente la luce del sole, senza più importare petrolio con tutte queste navi petroliere che girano, sappiamo, anche inquinando con dei disastri ecologici. Il Sud potrebbe farlo, secondo me, sarebbe anche una grandissima occasione di riscatto.